Rally della Lana Storico, siamo qui con i padroni, potremmo dire quasi della piazza, insomma, a prescindere anche dal vescovo, con il sindaco e l'assessore allo sport. Claudio, allora, una grande occasione soprattutto di promozione, ma soprattutto di valorizzazione del territorio. Assolutamente sì, oggi non sono io il padrone, no, a parte che non lo sono mai, al massimo sono il custode, ma oggi i padroni sono queste meravigliose macchine che hanno fatto venire tantissima gente per questa esposizione statica di modelli anche molto rari, e questo ha già creato un bel indotto. Poi c'è la gara notturna con il fascino del rally di una volta, e ha portato comunque 180 equipaggi circa, e vuol dire 360 persone, una gran parte sono di fuori Biella a conoscere un territorio che ha tanto da dimostrare e da far vedere, perché è bellissimo. Vice sindaco, allora continuano, diciamo così, gli appuntamenti in cui si fa veramente valorizzazione dello sport, che Biella è tanto ricca da questo punto di vista. Sì, basti vedere questo weekend Rally Lana Revival oggi, domani il Giro della Provincia Torino-Biella di ciclismo, un weekend tutto destinato allo sport, con tantissime persone che vengono da fuori. Prima ho guardato, stavo facendo un giro sulle strade, c'erano le squadre francesi di ciclismo che provavano il tracciato, quindi tante persone, gli alberghi pieni, commercianti spero contenti. Quindi quello che facciamo è per portare persone a Biella, persone che possono vedere il nostro territorio. Una domanda che voglio fare a tutte e due, che esula dal rally dello sport, però stiamo parlando di semifinale Champions League, Salvini ha detto che l'Inter dovrebbe vincere. Io non so chi sia questo, almeno fino a dopo le semifinali non so chi sia questo signore, io so solo che l'Inter ha un ruolo e deve riscattarsi da un'annata particolarmente brutta, lo può fare solo andando a vincere tutte e due le partite senza farci soffrire come al solito. Concorda con il sindaco? Io mi ricordo ogni minuto di quella partita del 2010, spero di riuscire a riviverla contro un'altra squadra, però è con il risultato uguale, speriamo. Allora vi faccio un assist, perché poi, visto che avete fatto campioni sotto le stelle grazie ad Alciato, poi potreste riportare veramente qualcuno che può anche diventare campione d'Europa, o no? Ma voglio dire che, lo dico veramente prima, io spero che vinca l'Inter, ovviamente, che vendichiamo la sconfitta col Milan, ma se vincerà il Milan saremo tutti lì a tifare Milan in finale. Perché se la Coppa arrivasse in Italia sarebbe bellissimo, in questo caso riagganceremo il dialogo che abbiamo già avuto con Pioli per portarlo magari qui con la Coppa. Speriamo invece di agganciare l'altro allenatore, però comunque a Biella in qualche modo vorremmo avere una testimonianza di questo momento italiano importante, perché non dimentichiamolo, su quattro allenatori tre sono italiani, perché anche il Real Madrid ha l'allenatore italiano. E però il quarto Guardiola è stato un giocatore del Brescia. Oltre ad aver giocato in qualche altra squadretta, ha giocato nel Brescia e parla italiano correttamente. Però questa sera, a parte veramente, diciamo così, il calcio, su cui poi ci torneremo magari, è una grande occasione, voi due gareggiate. Gareggiamo con il numero 43, faremo un pochettino, lui guiderà, poi un pochettino io, ci diamo il cambio, perché durante la notte è lunga, dalle 10 di sera fino alle 7 del mattino, sono tante ore, tanti chilometri. Allora, un buon caffè adesso e poi dopo andiamo a gareggiare. Assolutamente sì, viva lo sport, noi andiamo per divertirci, come spero faccia tutta questa gente. Davanti a me ho soltanto uno che si chiama Federico Ormezzano, quindi problemi non dovrei avere. No, il maestro di tutti noi, insomma. Per me è un grande onore essere pochi numeri dietro di lui, e non avrei mai pensato anni fa di potermi trovare in questa situazione, anche se questa evidentemente non è un rally vero, ma è una rievocazione storica, però è una bella emozione.